No. Da dove dobbiamo cominciare? Io comincerei da questa mattina quando rileggevo il decreto per Taranto, quello che stanzia poco più di 300 milioni in favore delle bonifiche, in realtà per le bonifiche c'è poco e niente. E questo decreto arriva in aula, io ho reso conto, e a parlare il Presidente del Consiglio, che dice che praticamente di recente, quindi uso un avverbio, si è manifestata questa emergenza ambientale a Taranto. Ecco, io ho trovato paradossale questo, l'utilizzo di questo avverbio di recente, perché Giuliano parlava del 2009, ma nel febbraio del 2009 viene smontata la legge sulla diossina che la Regione Puglia aveva varato alla fine del 2008. Si fa un atto di intesa alla presenza dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta, Gianni Letta, domus del governo Berlusconi, e il cosiddetto campionamento in continuo, cioè quello che comunque avrebbe garantito già grossi passi avanti nella controllo delle emissioni di diossina, viene spezzettato, diventa un campionamento periodico. Adesso non entriamo in termini tecnici. Ecco, c'è un grande problema di linguaggio e quindi anche di informazione, come giustamente diceva Giuliano, alla radice di questa grandissima emergenza, che è l'emergenza idrica, che non è un'emergenza tarantina, è un'emergenza pugliese, è un'emergenza nazionale, un'emergenza europea, però in particolare un'emergenza pugliese, perché coinvolge tutti, perché sappiamo che economicamente sul prodotto interno lordo della regione l'Ilva incide. E questa grande ambiguità di fondo, un'ambiguità di parole, giustamente di informazione, quindi anche di slogan, e probabilmente questo avverbio, questo di recente che il Presidente del Consiglio utilizza nel parlare del caso Taranto e nel dire che era necessario fare in fretta, urgentemente, bisogna prendere provvedimenti per questa città, ecco, nell'utilizzo di quelle parole si vede la totale mancanza di conoscenza del problema, colpevole da parte della politica nazionale, delle istituzioni, e anche la impreparazione totale ad affrontare una emergenza, come ha detto prima Giuliano, dai numeri e dalle dimensioni spropositate. Vorrei che tu raccontassi un po' quello che dicevano Giuliano e Fulvio su il tempo prima del 2009, prima del 2008, tu hai vissuto lì e c'era questa presenza, e quanto questa presenza ha influito sulla tua formazione, ovviamente, ma anche sui percorsi di socializzazione in un quartiere come quello. Sì, io volevo riallacciarmi a quanto dicevano loro sulla questione come mai i tarantini hanno tardato ad acquistare consapevolezza di un problema che loro vivono da sempre, da un quarantenne, cioè l'Ilva si è impiantata nel 60, se non erro. Quindi molti di noi sono nati alle pendici dell'Ilva, per cui l'hanno sempre intesa come una presenza che c'era, quasi ineluttabile. Per questo dicevo io prima che i tarantini hanno vissuto come nella caverna di Platone, hanno scambiato l'Ilva per una realtà ineluttabile, per cui non l'abbiamo mai problematizzata. L'Ilva fa parte del mio immaginario, perché io ho sempre visto il cielo rosso sulle case. Io ricordo che mia madre tirava i panni stesi dopo 10 minuti ed erano neri di polvere di ferro, questo da sempre, anche negli anni 80, negli anni 70. Quindi secondo me questo forse è il motivo per cui i tarantini hanno faticato a problematizzare la presenza dell'Ilva. Anzi, i tarantini forse sono anche stati presi in giro da tanti punti di vista, perché inizialmente l'Ilva sembrava una sorta di panacea per quelli che mi hanno preceduto, dico, per i miei fratelli più grandi, forse anche per i coetanei, la generazione successiva a quella di mio padre, per cui l'Ilva avrebbe migliorato la qualità della vita,
ha dato lavoro a tantissime persone, anche se la gran parte dei lavoratori dell'Ilva poi negli anni 80-90 venivano dalla provincia, perché è difficile problematizzare una presenza che c'è sempre stata. Io ricordo che ho cominciato a rendermi conto che a individuare nella presenza dell'Ilva la presenza del mostro quando gente è venuta da fuori. C'è un ingresso particolare a Taranto che se fatto di notte a un tarantino non disturba perché ci ha sempre convissuto con quel paesaggio, ma chi viene da fuori sembra l'interno dantesco, c'è una distesa di fiamme, di fragori che uno non problematizza perché ci ha sempre vissuto. È come se uno nasce, vive, cresce in una casa senza tetto e pensa che tutte le case non abbiano il tetto, è un esempio così. Però, se vogliamo, è anche indice di un isolamento che ha vissuto la città di Taranto. Certo, perché c'è l'Ilva. Un notevole isolamento. Io per esempio ricordo che quando ero piccolo quasi ho provato invidia per i figli di coloro i quali lavoravano all'Ilva, perché l'Ilva offriva una serie di vantaggi, nel senso, no, ricordo così al volo, c'erano le convenzioni particolari, c'erano le colonie dell'Ilva, per cui io vedevo quasi questi figli, quasi privilegiati rispetto a me, mio padre un artigiano, fuori da questo tipo di cosa. Per cui è difficile, cioè forse il paradosso è proprio in questo, perché vivere, crescere, annusare, respirare una realtà e poi guardarla da lontano non è così semplice. Di un bambino di Taranto che tu riporti in 15 passi. Caro signor Vendola, sono un bambino che vive in provincia di Taranto. Io ho capito che l'Ilva fa mangiare le famiglie, però non è giusto che per mangiare si deve rischiare di morire. Voi avete la possibilità di aiutarci e richiamare quelle persone che devono togliere il problema, e non lo hanno ancora fatto. Fulvio, in Invisibili, scrive il funerale. Non ho parole per consolarvi. Il cappellano dell'Ilva ha appena finito di leggere il passo del Vangelo secondo Matteo, morte e resurrezione di Gesù. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Le parole di Cristo sulla croce, un presagio rivolto ai familiari, è il funerale di un operaio morto in fabbrica. Il feretro dell'operaio lascia la chiesa così come era entrato, mazzicando, oscillando cioè lentamente, con devozione e fatalità insieme, tra gli applausi. Era un confratello, l'uomo morto in fabbrica, era un'anima incappucciata. Bambini e padri, operai morti. Questa è un'altra amara realtà di Taranto che non c'è stata adeguatamente raccontata. Quello che voglio chiedere a voi due come reporter da Taranto e quanto è stato difficile in questi anni raccontare Taranto. Sicuramente Fulvio, questo è più bravo di me perché io avendo un occhio esterno. Guarda, a me ha fatto impressione, io la ricordavo, insomma, l'ho riportata nel libro, una dichiarazione che avevo trovato negli archivi di Angelo Monfredi, il sindaco di Taranto nel 1959, quando a Taranto arrivò in Italia. Provo a leggerla. Monfredi diceva: alla notizia la città esultò, fu scomodato persino un complesso bandistico che portò in ogni rione l'annuncio tanto atteso. La città cominciava finalmente a guardare al suo futuro con maggiore serenità. Chi alzò un dito allora per dire che il quarto centro siderurgico stava per nascere proprio alle porte della città? Nessuno poteva farlo, perché allora c'era fame di buste paga, di posti di lavoro, di tranquillità economica, di serenità. Se ce l'avessero chiesto, avremmo costruito lo stabilimento anche in pieno centro cittadino, in Piazza della Vittoria, nella veglia Caripato, a lungomare. Ecco, insomma, volendo sottratto ai baresi, bisogna sempre sottrarre una cosa. Questo mi sembra un punto fondamentale per provare a spiegare, secondo me, il clima, cioè di che cosa stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando di... E non è colpa loro, cioè non può essere colpa di chi non sa che cos'è un bot, un PMX, un PM10, un COX o un MOX. La colpa importante, fondamentale, centrale di chi lo sapeva e non l'ha detto, di chi si è fatto probabilmente comprare, di chi non ha sciolto quegli acronimi e invece aveva il dovere di farlo. Franco Sebastio, il procuratore di Taranto, che in questi giorni avete visto sui giornali più volte, quando io ci ho parlato per la prima volta in quegli anni quando stavo lavorando a 15 passi, mi ha raccontato la storia della prima condanna di Riva,
perché egli va a un pregiudicato, ha una condanna, un passato giudicato per un reato piccolo piccolo, che è il gettito pericoloso delle cose, perché non esistendo in Italia una normativa specifica su questo tipo di inquinamento, se io butto veleni PM10, COX, NOX, non ho fatto specifico, ma polveri minerali, non sto attentando alla vostra salute, ma sto buttando delle cose pericolose. È un reato, leggevo, che la Corte di Cassazione sancisce nei confronti, per esempio, di chi si è bruciato passando accanto a un cantiere in cui stavano lavorando con la fiamma ossidrica. Quello ha fatto il ritorno, la fiamma ossidrica di rimbalzo ha bruciato un signore e l'operaio è stato condannato per gettito pericoloso di cose. Per lo stesso reato è stato condannato fino in Cassazione, dunque un pregiudicato Emilio Rino. Quando in primo grado fu sancita questa sentenza, era una sentenza molto importante per la città di Taranto, perché per la prima volta i vivi venivano condannati. Tra l'altro, a fare la denuncia non erano state, come io immaginavo, i professori universitari, i medici, gli ingegneri, cioè chi poteva avere una consapevolezza, ma erano state le casalinghe del quartiere Tamburi, che si erano rotte le scatole di raccogliere la polvere sui balconi tutti i giorni. Pulivano e la polvere tornava, pulivano e la polvere tornava. Laddove non arrivava il folletto, pensavano che potesse arrivare la Procura della Repubblica. Quindi raccolsero questa polvere un giorno esausti, esasperati, e le inviarono all'allora pretore Franco Sebastio, che sulla base di quelle polveri istruì questo processo per gettito pericoloso delle cose. Quando questo processo arrivò a sentenza, il giorno della sentenza, io mi sarei immaginato, anzi Sebastio sarebbe immaginato, che quella stanza fosse piena delle casalinghe, delle associazioni ambientalisti, dei professori, dei medici, dei sindacati. Invece quando uscì il giudice monocratico per pronunciare la sentenza di condanna, c'era soltanto il pretore Franco Sebastio. Quella stanza era vuota. Ecco perché io penso che la stato attuale delle cose sia una battaglia, cioè l'idea che già ne stanno discutendo, che avete letto le pagine dei giornali, sia, cioè ormai la partita è vinta. Comunque vada a finire, la partita secondo me è vinta, perché quella roba là non si può fare più. Per 15 anni hanno fatto delle cose che non erano pensabili in nessuno stato possibile. In India, quando hanno provato a installare un siderurgico che era 3 volte meno grande rispetto all'Ilva di Taranto, dovevano sbancare in una foresta, non ricordo in che regione, gli indigeni si sono seduti per terra, hanno fatto resistenza passiva per 3 mesi e il siderurgico non l'hanno costruito. I tarantini quella consapevolezza in questo momento ce l'hanno. Quindi io sono sicuro che il peggio, non voglio dire il peggio è passato, perché non è passato, cioè però voglio dire che il gap culturale è stato sicuramente colmato. Ma io sul passera che parla di questi 8 miliardi comincio anche un po' a preoccupare, perché se ci pensano vuol dire che qualcuno pensa che forse l'Ilva si possa anche mollare al proprio destino. E sai com'è in politica, no? Si butta. Si butta la pietra, insomma si comincia a parlare di queste cose ed evidentemente se se ne comincia a parlare, se comincia a parlarne passa, per cui se non ci sarà più governo tecnico come ci dovrebbe essere fra qualche mese con le elezioni, passerà, passerà, lui potrebbe anche esserci, però quando si cominciano a fare certi calcoli evidentemente comunque entra nel ragionamento anche una dismissione, però è appunto un ragionamento. Quanto è difficile parlare di Taranto a Taranto? Molto, perché io non mi azzardo a ragionare su un sistema Ilva, su un sistema di corruzione, perché lì sono i giudici che accertano i reati. Io però, perché ci siano intercettazioni e tutto quanto, ma non mi addentro in questo ragionamento. Io mi associo a quello che diceva Daniele e aggiungere anche qualcosa di più figurato. Non solo si considera le ciminiere un paesaggio naturale, ma si sognano anche di notte, questo me lo hanno detto tanti ragazzi e non ho motivo per non dubitare di questo, e questo è il segno di una di un immaginario costruito proprio sull'industria e sull'industria che inquina. Io dico una cosa, dico è necessario fare una riflessione sul ruolo dell'informazione e certamente bisogna depurare dalla retorica
il nostro impegno, questo è fondamentale. Per questo, in un lavoro come quello che abbiamo fatto insieme a Giuseppe Manno, abbiamo pubblicato degli articoli. In quegli articoli noi abbiamo, per la sua parte, raccontato la fabbrica dall'interno, che è sempre un'esperienza importante, e per la mia parte raccontato cosa è successo in quella lunga sequela di incidenti mortali, la stagione dell'insicurezza, prima poi nel 2008, di un certo miglioramento degli standard di sicurezza, per cui infatti non ci sono stati fortunatamente più incidenti mortali. Io dico però che noi dobbiamo continuare a scrivere, perché questo ci tocca, e ricordare che è fondamentale per rafforzare la consapevolezza di cui parlava prima Giuliano, far crescere una memoria condivisa, appunto perché questo passato costituisca, sia pure nelle sue negatività, un patrimonio importante, un patrimonio civile importante. Con i vostri due lavori e 15 passi e Invisibili, voi il contributo l'avete dato già da un po'. Cioè, siete stati un po' degli antesignani di questa sedimentazione di memoria condivisa. Senta, dopo è uscito il film di Robilano su Taranto in quel periodo, insomma, è lì che si è cominciato a comprare qualcosa. So che dopo l'approvazione della legge regionale sulla Fiorentina, tanto sono formati i comitati, sono andati in piazza, sono scesi per strada, mi ha fatto impressione, mi ha piaciuto l'impressione, un'intervista di Giorgio Assennato, diceva che alcuni rappresentanti dell'associazione ambientalisti bisognerebbe dare una laurea ad onoris in chimica, perché è vero, provate a parlare con Alessandro Marescotti, che è un professore di scuola superiore, ha studiato talmente tanto da solo che ha le competenze di un... cioè voglio dire, qui alla fine questo è riuscito a stare la prima vera grande rivoluzione industriale di Taranto. Ora c'è una partita molto particolare, perché secondo me, io ripeto, il punto fondamentale è a questo punto valutare l'interlocutore. E io penso, valutare l'interlocutore. E io penso che siano stati gli stessi rivi ad accorgersene prima degli altri, nominando una persona come Ferrante, come Bruno Ferrante, che era l'unico possibile interlocutore istituzionale per provare a salvare la baracca. Quella è stata chiaramente una commissione di colpa su tutto un... Io non la ricordavo, su giornale avrete letto di Girolamo Acchinani in questi mesi, no? Che è il capo dell'ufficio relazioni esterne dell'ILVA, una specie di eminenza grigia dell'ILVA, poi indagato con una serie di accuse, tra cui quella di aver pagato una mazzetta, un tecnico, e allontanato da Ferrante. Io nel libro non lo ricordavo, l'ho appena riletta, se l'avessi ricordata probabilmente questi giorni l'avrei ricordato. Leggevo un comunicato firmato da Archinelli del 2007, mi faceva impressione: la fabbrica dei veleni non esiste, chiunque afferma il contrario fa dichiarazioni da procurata allarme, delle quali dovrebbe interessarsi la procura della Repubblica. L'ILVA sta riducendo con 3 anni di anticipo rispetto a quanto stabilito nel primo programma concordato con la Regione, e siamo pronti addirittura a dimezzare, se si concede un'infetta, l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto dell'urea. Questo era Archinale nel 2008.